L'anteprima del nostro telegiornale, apriremo questa edizione con una storia a lieto fine che è avvenuta ad Ischia. La polizia infatti ha riconsegnato alla legittima proprietaria una auto che era stata rubata poche ore prima in pieno centro ad Ischia Porto. Poi il coronavirus, il dibattito parlamentare ha condotto al voto, è stato quindi prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza. Ascolteremo le motivazioni dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E poi, ancora per quanto riguarda gli aiuti della Regione per le imprese campane, ascolteremo cosa è stato fatto dalla voce del Presidente della Commissione Regionale Attività Produttive, Nicola Marrazzo. Intanto una buona notizia da Unioncamere che afferma che in Campania nascono molte imprese, anche e soprattutto quelle femminili. A Procida c'è troppo traffico, troppi i veicoli in giro, quindi l'amministrazione ha deciso dal 31 luglio per tutta l'estate fino a metà settembre si circolerà a targhe alterne. Ed infine la vicenda di Villa Mercede con i lavoratori che sono ancora in una fase di stallo e senza stipendi, ce lo dice il consigliere regionale Gennaro Saiello. Di questo ed altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Rispettiamo le regole per il coronavirus, ma non dimentichiamo di prenderci cura di noi stessi. Pensa al tuo benessere, programma la tua vacanza, passala al mare e sarà la tua vacanza più bella. Scegli l'Hotel Solemar sull'Isola d'Ischia. L'Isola d'Ischia sa regalarti un caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar, aperto dal 5 giugno, è pronto ad accoglierti in un ambiente bello ed elegante, tra il profumo del mare e delle tradizioni. Immergiti nel nostro centro benessere. Tuffati in serata con musica dal vivo. Lasciati conquistare dalla cucina del nostro ristorante. La tua vacanza? Passala al mare. Scegli l'Hotel Solemar e sarà la tua vacanza più bella. Di Iorio Elettrodomestici consiglia: contro il coronavirus rispettiamo le regole, restiamo a casa, ma non rinunciamo a rendere migliore la nostra vita. Non recarti presso il nostro punto vendita, vieni invece a trovarci sul nostro sito www.diorioelettrodomestici.com e poi saremo noi a venire da te. Elettrodomestici, elettronica, telefonia, scopri le nostre offerte oggi ancora più vantaggiose. Prenota il tuo acquisto tramite WhatsApp o Messenger e in 24 ore provvederemo a consegnarlo in totale sicurezza. Per informazioni telefona allo 081 99 05 54 o contattaci sui nostri profili social. Di Iorio, dove il meglio costa meno. Volevi una casa da tempo e adesso è tua. All'inizio eri solo, poi siete diventati due e poi tre. Dentro c'è quello che avevi sempre desiderato. Però può capitare che mentre sei fuori con gli amici o in vacanza con la famiglia, qualcuno o qualcosa voglia rovinare la tua serenità. E non va bene. Per questo Groupama ha pensato alla polizza con Homebox. Grazie ai sensori, in caso di incendio, allagamenti, sbalzi di energia o intrusioni, vieni avvisato sul cellulare ovunque tu sia. Vieni sul sito o contatta un nostro agente. Troveremo insieme la soluzione per te. Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'ISTAT, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo. L'Italia sta ripartendo e noi ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio.
Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Rubano l'auto, la polizia la ritrova, la proprietaria ringrazia. Storia a lieto fine ad Ischia, l'auto era sparita dal centro, ritrovata dopo poche ore e riconsegnata alla legittima proprietaria. Coronavirus, stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Il provvedimento era necessario per mantenere in vita tutto l'impianto di sicurezza, ha precisato il Premier Conte alla Camera. Dalla Regione messi in campo tutti gli aiuti per le imprese campane, lo ha sottolineato il Presidente della Commissione regionale attività produttive Nicola Marrazzo. Intanto Unioncamere afferma, in Campania nascono molte imprese. Procida, troppo traffico, dal 31 luglio si circola a targhe alterne, un provvedimento per garantire la mobilità e la sicurezza a cittadini e turisti, lo sottolinea il Sindaco Ambrosino. Villa Mercede, tutto fermo, lavoratori ancora senza soldi. Il consigliere regionale Gennaro Saiello fa il punto sulla gestione attuale della residenza per anziani di Fontana. E dopo il TG, i consueti speciali. Ben ritrovati quindi al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Apriamo con il caldo. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Infatti dalle 12 di oggi e per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5 o 7 gradi, associati a un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Le condizioni diventano particolarmente problematiche ovviamente per gli anziani e per le persone in condizioni fisiche non perfette. La cronaca è una storia a lieto fine, le rubano l'auto ma la polizia la ritrova dopo poche ore. Il fatto è accaduto l'altro ieri, la signora Concetta Castaldi aveva parcheggiato la propria Fiat Panda nei pressi di Piazza degli Eroi ad Ischia per recarsi in un centro medico in via Edgardo Cortese. Dopo la visita medica, tornando nella zona dove aveva parcheggiato l'auto, la donna ha avuto la brutta sorpresa di non trovarla più. Anche se sull'isola questo tipo di furto è molto raro, il marito si è recato subito presso il commissariato di polizia denunciando il furto. Gli agenti coordinati dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara in poco tempo hanno controllato a tappeto il territorio isolano, ritrovando la vettura a Forio e riconsegnandola dopo poche ore ai legittimi proprietari. La signora Castaldi, dopo, tramite Tele Ischia, vuole ringraziare il vicequestore e tutti gli agenti per la grande disponibilità e sensibilità per l'immediato ritrovamento. Questo è solo un piccolo segnale del grande lavoro che svolge la polizia sull'isola, dimostrando con i fatti il suo impegno costante e quotidiano al fianco dei cittadini. Via libera dell'Aula della Camera alla proroga dello stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. In mattinata il Premier Conte ha riferito in Aula con un lungo intervento in cui ha spiegato che la proroga è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata. Non si faccia confusione, dice, sulla popolazione. Prorogare lo stato di emergenza non significa rinnovare il lockdown dal 1 agosto. Ascoltiamo Conte. Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza, lo si dica chiaramente in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione con la popolazione, perché oggi, leggendo alcune pagine, alcune risposte sui social, c'è qualcuno che ci sta seguendo, qualche cittadino che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi ritornare al lockdown, quindi significhi misure più restrittive dal 1 agosto. Non è affatto così. Ecco, con questo
con questa decisione, sulla base sempre dei criteri in cui ci siamo sempre ispirati, ci predisponiamo a mantenere un cauto livello di guardia. Non intendiamo affatto, lo ripeto, introdurre misure restrittive, tutt'altro, potendo così intervenire, mantenendo queste misure organizzative, funzionali e operative, con speditezza, ove mai dovessimo registrare un peggioramento della situazione. Quindi non vi è alcuna intenzione di drammatizzare, di alimentare paure ingiustificate nella popolazione, e non è neppure questa scelta riconducibile alla volontà di voler creare una ingiustificata situazione di allarme. Anzi, con la proroga dello stato di emergenza continueremo a mantenere in efficienza il complesso di misure, iniziative organizzative, operative e funzionali che rendono il nostro Paese più sicuro, a beneficio dei cittadini italiani, a beneficio dei turisti che volessero visitarlo. Ed ora il consueto aggiornamento sulla diffusione del contagio sul territorio nazionale nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. Ad oggi 29 luglio il totale di attualmente positivi è di 12.616. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 6 e portano il totale a 35.129. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 199.031 con un incremento di 275 persone. Tra gli attualmente positivi 38 sono in cura presso terapie intensive con un decremento di 2 pazienti. 731 persone sono ricoverate con sintomi con un decremento di 18 pazienti e 11.847 sono le persone in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. E l'unità di crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino quotidiano per quanto riguarda il territorio campano. Nel bollettino di oggi ci sono 19 nuovi casi positivi, nessuno di questi risultano sulle isole del Golfo. Non c'è nessun deceduto, ma 4 nuovi guariti. Ma vediamo nel dettaglio la tabella con i 19 positivi del giorno su 1689 tamponi. I positivi salgono ad un totale di 4.974 su 327.787 tamponi. Nessun deceduto, quindi il totale resta a 434, i 4 guariti fanno arrivare ad un totale di 4.132 guariti complessivi in Campania. La Regione Campania ha profuso grande impegno anche economico per aiutare le imprese turistiche in grande difficoltà, lo sottolinea Nicola Marrazzo, che è presidente della Commissione regionale attività produttive. Sentiamo. Presidente, ormai siamo in piena fase 3, però le attività produttive della Regione Campania sono ancora in difficoltà. Come bisogna agire per i prossimi mesi a tutela anche delle posizioni lavorative? Le attività produttive, soprattutto quelle turistiche, vivono un momento di grandissima difficoltà. Noi stiamo facendo il possibile e anche oltre, proprio per dare una mano a chi ci sta mettendo la faccia, il cuore, il portafoglio, e non vede sicuramente un futuro particolarmente sereno. L'ultimo bando che noi abbiamo fatto è proprio di sostegno a tutte le attività produttive inserite nell'ambito del settore turismo. Il turismo è sicuramente uno dei pezzi fondanti del PIL della Regione Campania. A Napoli si dice da passare la nottata, ma questa nottata è particolarmente grave, particolarmente dura. Noi come Regione Campania, un'altra misura che stiamo mettendo in campo è quella delle procedure negoziali, in modo da poter attingere a ulteriori risorse. Oggi abbiamo una sola necessità indispensabile, l'attivazione dei fondi a livello nazionale per dare il sostegno e soprattutto dare la possibilità agli imprenditori di guardare a un domani più sereno, più tranquillo. Non so se ci riusciamo, ma noi abbiamo bisogno e abbiamo il dovere di provarci, soprattutto per stare vicino a tutti questi imprenditori che hanno fatto del turismo, delle attività produttive, lo scopo principale della loro vita. Ma come quest'anno la sicurezza si coniuga in maniera netta col tema del turismo? Noi immaginavamo che ci sarebbe stato un ritorno del virus in Italia e anche in Campania. Basta vedere le misure che stiamo mettendo in campo, l'ultima ordinanza di De Luca, perché nessuno deve abbassare la guardia. Il pericolo esiste, è reale e noi dobbiamo cercare di coniugare quella che è la sicurezza sanitaria con la sicurezza socio-economica.
Lei conosce molto bene l'isola d'Ischia, qual è il suo messaggio alle attività produttive dell'Isola Verde? Beh, qui mi viene da dire, veramente deve passare la nottata. Io mi auguro che loro, insieme a noi, riusciamo a dar la giusta sicurezza per poter rilanciare, far ripartire anche un turismo di prossimità, purché riparta. In Campania nasce il maggior numero di imprese, emerge dall'analisi trimestrale condotta da Unioncamere ed Infocamere. Un'altra notizia positiva riguarda le imprese femminili. A Napoli e in Campania è un vero e proprio boom. Vediamo i servizi. Un dato che in questo periodo difficile crea speranza e ottimismo. Rispetto al resto d'Italia, è in Campania che nasce il maggior numero di imprese, un trend in controtendenza sul quale bisogna puntare per la crescita del territorio e dei livelli occupazionali. La Campania infatti chiude il secondo trimestre del 2020 con un saldo attivo di più 3.143 imprese rispetto al 31 marzo scorso. Si tratta della migliore performance a livello nazionale rispetto al saldo tra chiusure e aperture di realtà economiche sul territorio italiano, una crescita nella quale in generale il sud a spiccare con 8.905 imprese in più, ovvero il 45% dell'intero saldo nazionale. È quanto emerge dall'analisi trimestrale di Muove Imprese condotta da Unioncamere e Infocamere. A commentare tali dati è il presidente di Unioncamere Campania, Ciro Fiola, per il quale il sud e la Campania si confermano per la loro capacità di interpretare la crisi in maniera produttiva, mettendo in campo qualità e competenza. L'appello di Fiola al governo è di intervenire per dare sostegno a questa vivacità imprenditoriale con azioni mirate per abbattere il costo del lavoro. Ad avere un ruolo importante nel sostegno alle imprese è anche la Camera di Commercio di Napoli, presieduta dallo stesso Ciro Fiola, che ha stanziato ben 50 milioni di euro. 9 di questi sono per turismo e cultura e da breve partiranno i bandi. Circa un terzo delle nuove imprese nate sono del settore artigianale. A ricordarlo con soddisfazione è il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, Fabrizio Luongo, con delega all'artigianato. Un'altra notizia positiva riguarda le imprese femminili. A Napoli e in Campania è vero e proprio boom. Infatti la nostra è la seconda regione italiana, dopo il Lazio, per nuove aziende guidate da donne. A comunicarlo è un apposito rapporto realizzato da Unioncamere. Ma di fronte al Covid, però, in tutto il paese molte aspiranti imprenditrici devono aver ritenuto opportuno fermarsi e attendere un momento più propizio. Tra aprile e giugno, infatti, le iscrizioni di nuove aziende guidate da donne sono oltre 10.000 in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019. Ora è il momento di ripartire. La Regione ha ripartito la quota di 33 milioni di fondi del Ministero spettanti alla Campania per il 2020 tra scuole statali e paritarie. Alle prime vanno 23 milioni per l'attivazione dei servizi previsti dalle linee strategiche, 10 milioni di euro vengono invece ripartiti dagli ambiti territoriali e sociali in base alla popolazione scolastica delle scuole e sezioni primavera, paritarie e private. La Giunta regionale ha deliberato anche interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriali per circa 829 mila euro. Agli interventi di aiuto post scolastico per le persone con disabilità visive ed uditiva sono destinati infine 209 mila euro. La Russia sostiene di essere pronta in meno di 2 settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19, lo riporta la CNN citando le dichiarazioni di funzionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10 agosto anche prima per l'approvazione del vaccino. È un momento Sputnik, sostiene Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo che finanzia le ricerche per il vaccino. La Russia dice ci arriverà per prima, ma la Russia, sottolinea la CNN, non ha però diffuso alcun dato scientifico sui test effettuati per il vaccino ed è impossibile al momento verificare in maniera indipendente la sicurezza o l'efficacia del farmaco. Da una startup laziale è un cerotto high-tech che monitora la temperatura corporea e che potrà essere di supporto anche per i pazienti con Covid-19. Il nuovo strumento si chiama EasyTem e viene applicato con cerotti igienici e sostituibili in aree del corpo non invasive. Ciò consente, spiegano gli sviluppatori, di avere un rilevamento della temperatura corporea rapido e preciso. Il sistema di monitoraggio è in grado di controllare la temperatura ad intervalli scelti dall'operatore e trasmettere i dati ad una app mobile.
A Procida l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire duramente per limitare il flusso di veicoli in circolazione in questo periodo estivo. Da venerdì 31 luglio fino a domenica 13 settembre sono stati adottati alcuni dispositivi, tra cui due zone a traffico limitato dalle 21 alle 2 di notte. Le bici in queste ore dovranno essere condotte a mano, ma il provvedimento più significativo è l'adozione del dispositivo delle targhe alterne. Le auto, le moto e i ciclomotori con targa dispari circoleranno nei giorni dispari. Diversamente, le targhe pari potranno circolare nei giorni pari. Al proposito, ascoltiamo il commento del sindaco Dino Ambrosino. Noi a Procida abbiamo il gran problema, no? Che poi anche il nostro connotato, che sotto altri aspetti è la nostra identità, cioè che siamo l'isola più densamente abitata d'Europa. Questo significa che innanzitutto i cittadini sono tanti, hanno esigenze di mobilità con ogni tipo di veicoli, poi in modo particolare d'estate è chiaro che il traffico dei veicoli aumenta anche in virtù della presenza dei turisti. Banalmente aumentano le corse dei pullman ogni 10 minuti sulla linea principale, i taxi fanno tante volte in più, diciamo, i giri che invece d'inverno non fanno. Gli stessi ospiti che arrivano, spesso arrivano dalle altre regioni d'Italia, le strutture ricettive, ci arrivano con l'automobile, quindi alla fine la mobilità diventa veramente problematica, il traffico dei veicoli su queste strade strette diventa poi incompatibile con il godimento dei pedoni e quindi diventa necessario stabilire delle limitazioni. Negli anni scorsi abbiamo sempre stabilito delle fasce orarie pedonali, anche quelle sono state sempre molto criticate, perché in modo particolare i commercianti, l'opposizione facevano riferimento al fatto che c'era la difficoltà poi di poter far andare delle persone nei negozi a acquistare e quant'altro. Quest'anno abbiamo provato questo nuovo meccanismo delle targhe alterne per verificare se effettivamente riusciamo ad ottenere l'alleggerimento del traffico dei veicoli. Mi rendo conto che questa comunque è una violenza che si fa rispetto alle abitudini dei cittadini che hanno, come dire, vorrebbero avere la piena libertà dell'utilizzo dei mezzi di locomozione, ma purtroppo in un'emergenza quale diventa quella del traffico a Procida d'estate ci sono da fare dei sacrifici. Adesso proviamo a vedere se il sistema delle targhe alterne ci può portare adeguati benefici. Nel pieno della stagione turistica, sul porto della riva sinistra ad Ischia c'è un gran via vai di arrivi e partenze. Abbiamo chiesto ad un rappresentante della categoria dei tassisti come è cambiata la situazione dalla riapertura, la famosa fase 3, fino ad oggi, più o meno a fine luglio. Sentiamo. E siamo sulla riva sinistra, luglio ormai è quasi finito e inizia agosto, che solitamente è sempre stato il mese con più affluenza sull'isola. Ma parliamo con un rappresentante della categoria dei tassisti, come vanno le cose? Diciamo che le ultime due settimane non è che ci possiamo lamentare, però è basato più che altro sui weekend, sarebbe venerdì, sabato e domenica partenza. Ma che turismo abbiamo? Di questi tempi sono solo napoletani, anche perché per il fattore Covid che c'è stato non permettono ai turisti stranieri di venire qua sull'isola. Quindi i ragazzi che più che altro sono prevalentemente ragazzi napoletani giovanili di buona caratura, diciamo, e dove automaticamente si sono riversati tutti sull'isola a riscoprire un po' l'isola d'Ischia e tutti quanti sono rimasti veramente contenti perché stanno facendo veramente una bella vacanza. Quindi il rilancio del turismo italiano, possiamo dire in questo caso nel nostro isolano, c'è stato con anche l'emergenza? Sì, il rilancio del turismo italiano c'è stato, però ti ripeto, non è che ci sia tanto turismo italiano, c'è tanto turismo napoletano, anche perché sono un'ora di traghetto, tre quarti d'ora dagli scafi, quindi preferiscono le mete ischitane. Permettimi però di dire che ci sono veramente dei severi controlli, mi fa molto piacere, sia della dottoressa Ferraro che ha spiegato molte auto della polizia sul territorio del comune d'Ischia e dell'intera isola d'Ischia, che anche del capitano dei carabinieri Pio e in più anche la guardia di finanza che di notte sorveglia un po' tutti i territori isolani. Quindi stiamo facendo veramente diciamo un'estate tranquilla e piacevole. All'inizio, quando l'isola ha riaperto, si parlava di allungare la stagione estiva. Secondo lei ci sarà questo cambiamento? Noi speriamo tutti il cuore che si allunga la stagione estiva, che arriva fino a fine ottobre, ma dobbiamo dare anche noi
qualcosa per incentivare il turista a rimanere in quei periodi, settembre-ottobre, specialmente ottobre, che sono i periodi più morti dell'isola. Quindi se abbiamo saltato marzo-aprile, sperando di rifarci verso settembre-ottobre. Un pronostico per agosto? Diciamo, penso che sia positivo, perché da quando ho saputo ci sono parecchi fitti. Questo è, spero che è positivo, dai. Attenti alle truffe, il presidente isolano di Confesercenti, Franco Pezzullo, avverte gli associati di non cadere nel tranello di coloro che stanno chiedendo ai commercianti isolani somme di denaro per ottenere l'attestato di Confesercenti che consente di accedere alle convenzioni stipulate con la SIAE a livello nazionale. Voglio ribadire che non è dovuto nessun pagamento per il rilascio degli attestati, chiarisce Pezzullo. Gli attestati possono essere rilasciati solo dal presidente Pezzullo e dal vicepresidente Sgambati. Pezzullo invita quindi i commercianti a denunciare questa truffa così da poter chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La sanità, con la situazione dei lavoratori della residenza per anziani Villa Mercedes a Fontana, che è in una situazione di stallo, nessuna buona nuova sulla gestione dei servizi, mentre i dipendenti, manco a dirlo, sono ancora senza stipendio. Ce ne parla il consigliere regionale Gennaro Saiello, sentiamo. Consigliere Saiello, lei ha seguito da vicino la questione di Villa Mercedes sia durante l'emergenza Covid ma anche nella sua organizzazione. Ci sono novità per quanto riguarda il bando per la gestione? Purtroppo nessuna novità, mi sono accertato proprio qualche ora fa dai lavoratori un po' la situazione, la gara sembrerebbe stata espletata, ci sono dei ricorsi in atto, ma la cosa più sconvolgente è che abbiamo 33 persone che da mesi non lavorano e non percepiscono un euro. Ci sono 7 mensilità arretrate più una tredicesima e la gestione dell'ASL e quindi anche di De Luca non dà una risposta. La cosa assurda è che non ci sono risposte, noi abbiamo scritto a più riprese, ormai saranno quasi 2 anni, abbiamo portato questa questione sui tavoli istituzionali, in prefettura diverse volte. Insomma è una situazione assurda e noi continueremo dalla nostra parte a fare quello che abbiamo fatto, a dare voce a queste persone, ad utilizzare i tavoli della Regione Campania per farci sentire, anche se siamo ormai a ridosso alla scadenza di una legislatura e questo comportamento la dice tutta su come De Luca gestisce anche un settore così importante che è quello della sanità, perché qua parliamo di pazienti che devono avere tutte le cure necessarie, di persone anziane che vivono in questa RSA accreditata con la Regione Campania. Il nuovo bando sarà possibile integrare anche gli attuali dipendenti? Di questa cosa qua tecnica devo dire che non sono a conoscenza, io mi sono accertato dai diretti interessati proprio questa mattina per avere proprio delle novità e mi hanno detto che al momento sono a casa e sono senza soldi, senza un euro. Anche per esempio la richiesta per la cassa integrazione è stata fatta ma non hanno risposte dall'ASL in merito. Quindi è una situazione paradossale, ricordo 33 famiglie che in questo momento così difficile non hanno nessun reddito, non hanno un sostegno e non hanno risposte soprattutto. Ma questa situazione può ripercuotersi anche sui livelli assistenziali per gli utenti di Villa Mercedes? Al momento loro mi hanno detto che lì c'è ancora l'ASL Napoli 2, quindi un'assistenza a queste persone c'è, però il problema è tutto il personale che prima era lì in dotazione che comunque deve subentrare, quindi la gara c'è stata, ci sono questi ricorsi ma non hanno notizie le persone che devono tornare al più presto a fare quello che facevano prima, perché queste persone, e lo voglio ricordare, espletavano e sono professionisti che oltre al lavoro ci mettono l'anima e il cuore per curare e per portare avanti quella struttura e per stare vicino ad ammalati e ad anziani con delle patologie pure abbastanza gravi. Ed ora l'aggiornamento sui lavori in corso. A Casamicciola sono iniziati questa mattina lavori di manutenzione straordinaria alla parte di banchina del porto commerciale che termineranno giovedì 20 agosto. In particolare saranno effettuati i lavori di asportazione della vecchia lamiera pericolante con l'installazione della nuova e ancora la posa in opera di nuovi binari in ferro e la messa in sicurezza di tutta la banchina.
Domani giovedì dalle 8 alle 18 saranno effettuati i lavori di posa in opera del tappetino di usura su via Montagna ad Ischia, ma dalla mezzanotte fino alle 12 i lavori interesseranno anche la zona di via Michele Mazzella, quindi è istituito il divieto di circolazione in via Montagna ed anche il divieto di sosta su via Michele Mazzella negli orari in cui saranno effettuati questi lavori. Lungo via Antonio Sogliuzzo ad Ischia, gli operai della manutenzione stanno provvedendo a chiudere le aiuole dove erano situati i pini tagliati e a mettere in sicurezza alcuni tratti del marciapiede, che soprattutto di sera rischiavano di diventare pericolosi per i pedoni. La chiusura delle aiuole è tuttavia provvisoria, in quanto grazie a un finanziamento della città metropolitana di 250.000 euro sarà recuperata quanto prima l'alberatura di tutta la strada. Questa mattina presso il Palazzo Municipale di Procida è avvenuta la consegna dei lavori per i fondi destinati a Procida per la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Ne ha dato notizia all'assessore Rossella Lauro. Già da domani il cantiere darà il via ai lavori che interesseranno la sistemazione di basoli, San Pietrini, asfalto e la messa a quota dei tombini con la relativa pulizia. Sarà subito messa in sicurezza la scala del faro e l'accesso alla spiaggia da via Campi Inglesi. Da lunedì poi i lavori interesseranno il lungomare della Ciaiolella e subito dopo proseguiranno con la messa in sicurezza di via Carmine. L'isola d'Ischia, con i tanti edifici storici, soprattutto le chiese, rappresenta un sito culturale molto importante, ne è convinto lo storico Achille Della Ragione. Vedremo un ampio servizio dopo questo telegiornale, ma intanto ce ne seguiamo uno stralcio. Parliamo di cultura ischitana, di quella che è visibile nei suoi monumenti, di quelli lasciati nel tempo e che ancora resistono. Lo facciamo col professor Achille Della Ragione, storico, studioso, che ha visitato e anche scritto libri sulla cultura ischitana. Professore, allora un rapido cenno su quello che si trova sulla nostra isola ad oggi. Sì, i visitatori di Ischia sono attirati dal mare, dalle terme e dal mangiare buono, però dovrebbero dedicare un minimo di tempo a vedere le bellezze culturali, che sono infinite. Vanno da 100 chiese costantemente aperte e ricche di opere d'arte, tra cui alcune inaspettate, tipo un Mattia Preti oppure un'opera di San Martino, il sovraumano autore del Cristo velato. E poi ci sono ricchezze archeologiche, ci sono musei, c'è il castello aragonese che racchiude secoli e secoli di storia. E bisognerebbe invogliare questi turisti, spesso di bassissimo livello culturale, a fare un salto verso l'alto. Nell'ambito delle iniziative per la promozione culturale in Campania, da domani giovedì prende il via all'Acramento la quarta edizione della manifestazione Giorgio Albertazzi per sempre nell'ambito della rassegna Campania by Night. L'evento si terrà nella cornice di Villa Arbusto e del Museo Archeologico di Pitecuse, che per l'occasione sarà aperto al pubblico. Si inizia quindi domani giovedì alle 21 con la serata Memorie, con musiche eseguite da Mimmo Maionico e Roberto Trenca. A Procida, il fine settimana tra luglio e agosto al Palazzo d'Avalos sarà l'insegna di musica e parole. Il coro Le Pleiadi presenterà alle 20.30 di venerdì La casa in riva al mare, la storia umana di un carcerato con un narratore virtuale. Sempre a Procida, in vista della 70ª edizione della Sacra del Mare, sono aperte le iscrizioni per l'elezione di Graziella 2020. Ciascuna delle candidate sarà abbinata alla Gran Cia prescelta. Le domande da presentare a mezzo dell'apposito modulo devono pervenire presso l'ufficio turismo entro le 12 di lunedì 9 agosto. Sono anche aperte le iscrizioni per la partecipazione al corteo delle Grazielline. Ed ora, prima di chiudere, come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Dunque le cifre in rosso, soprattutto del pomeriggio in Campania di domani, che sfiorano i 40 gradi, ci riportano alla notizia di apertura con l'allerta medio per il caldo che ci sarà nelle prossime ore, almeno per i prossimi giorni. Dunque noi chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, vi ringrazio, vi lascio con i nostri speciali e ci rivediamo per gli aggiornamenti alle 14. Arrivederci.